Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maul e siamo nel quindicesimo episodio, penso ultimo episodio della Retrocraft, signori. L'episodio di ieri si è concluso con una morte che non aspettavo, non mi aspettavo decisamente, mi ha fatto sclerare. Però per fortuna a mente lucida sono riuscito a tornare nella nostra End City a recuperare tutto il nostro Ambaradan. Infatti, come potete vedere, è tutto messo un pochino a caso. Mi ero portato una botta di blocchi da costruzione che avevamo praticamente per cercare di recuperare il recuperabile, però ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Avevo già messo gli stivaletti perché uno di quei cazzaroni di cosi mi ha colpito e mi ha fatto volare, quindi ho preferito evitare di morire male. Quindi sistemiamo velocemente tutto qui il nostro armamentario e signori, e ripartiamo con la ricerca della nuova End City perché non ho intenzione di perdere ancora tempo qua con questi rompiscatole. Allora, fatemi un attimino, il piccone ce l'ho ancora. Sì, la crafting table ce l'abbiamo, il ferro l'abbiamo recuperato. Bene, signori, andiamo alla ricerca della nuova End City, signori. Signori, signori, attenzione, attenzione, sta comparendo davanti a noi. È bella cicciosa, attenzione, mi serve solo la barca, ti prego, ti prego. È bella cicciosa, ci sarà la barca in questa? Ci sarà la barca in questa, signori? Io non la vedo. Sì, c'è la barca! Abbiamo trovato la barca, signori. Porca paletta ambriaca. Abbiamo trovato la barca. Bene, bene, bene. Ok. Allora, materiale da costruzione. Andiamo a conquistare quella struttura. L'obiettivo sono le litre, signori. Di qua possiamo scendere con molta calma. Sì, bene, bene. Non facciamo fail adesso perché non posso chiudere la sedia senza aver conquistato le litra. Sarà complicato per conquistare le litra? Penso di sì, penso di sì, penso decisamente di sì. Ci interessano gli shulker? No, no, no. Decisamente gli shulker non ce ne frega assolutamente una cippa di nulla. L'obiettivo è riuscire a raggiungere la barca velocemente, signori. Faremo direttamente un pilarone che ci porta alla barca? Penso proprio di sì, penso proprio di sì. Mamma mia che sono messi male, ok. Saltellino, 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 saltellino. Saltellino, ok, non ci credo, ce n'è due, una vicino all'altra, c'è, guarda, c'è, impressionante, impressionante, ce n'è due, una vicino all'altra, non so se in quella c'è pure la barca, in quella là sotto c'è pure la barca, cioè se in quella là sotto c'è pure la barca, smatto di brutto, signori, ce ne hanno messe due, uno, cioè ne hanno messe, ne han sono spawnate due, una vicino all'altra, entrambe con la barca, però se mi fai la barca nel vuoto più totale, io come cazzo allora ci arrivo su quella barca? Che sono simpatici. Che situazione simpatica. Che situazione simpatica. Va bene. No, ve l'ho detto. Il mio obiettivo è raggiungere la barca. Il problema è che sulla barca ci sono gli shulker. Il problema è quello che sulla barca ci sono gli shulker. Come possiamo fare secondo voi a raggiungere quella barca? Non ho intenzione di passare da là, signore. Decisamente no. Dobbiamo raggiungere semplicemente la barca. Come faccio io a raggiungere la barca? Questo è un bel dilemma. Questo è un bel dilemma. Potremmo fare un mega pilarone e provare a salire. Se vado di là, muoio. Muoio malissimo. E va bene. È la strada più sicura, signori. Purtroppo è la strada più sicura. È brutto da dirsi, ma è la strada più sicura. Andiamo a affrontare tutto, andiamo a affrontare tutto, andiamo a affrontare tutto, con calma e tranquillità, con calma e tranquillità. Abbiamo gli stivaletti, quindi intanto entriamo di qua, ok, va bene, va bene, va bene, saliamo con molta calma, saliamo con molta calma, saliamo con molta calma, bene, e già siamo arrivati qui, ok, già siamo qui e non è male come cosa, non è male come cosa. Continuiamo a salire, dobbiamo raggiungere la zona X, signori, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Ok. Da che cazzo di lato è la barca? Se non sbaglio è da quel lato di là, quindi dobbiamo andare di là. Dobbiamo andare di là. Via, 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 veloce, veloce, veloce. Occhio allo shulker, occhio allo shulker. Ci interessano i shulker box? Decisamente no. Decisamente no, perché non riesco a salire. No, va bene, con calma, con calma, con calma. Allora, qui se non sbaglio dovrebbe esserci delle casse, secondo un'antica leggenda. Grazie per l'aiuto, gentilissimo, maledetto bastardo. Lì c'è una cassa, quindi proviamo ad aprirla. Occhio sempre a un discorso di cibo. Abbiamo occhio a quell'Enderman. Tanta roba per noi, signori.
Abbiamo recuperato un po' di ferro, bene, un piccone con indistruttibilità e efficienza, bene, bene, bene. Mangiamo un attimino, grazie. Mangia, 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 mangia. Abbiamo preso l'unica cosa che avevamo, va bene, no, non fa nulla, non fa nulla. Dentro l'Ender Chest non ci interessa perché non ce l'abbiamo. Uccidiamo lui, ucciditi, 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 muori, 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 muori. T'avevo detto muori, no, spostati. Io potrei volare lì, ma non mi fido di me stesso, quindi facciamo una cosa tecnico-tattica. L'Enderman vuole che per forza essere guardato in faccia, il maledetto. Va bene, grazie, 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 mi stanno facendo salire, grazie, grazie, io ringrazio. Tutti molto gentili, tutti molto gentili. Mettiamo dei blocchi sotto, però, mannaggia a me. Ok, calma. Calma. Non capisco perché non mi deve acchiappare i blocchi quando gli chiedo di mettere i blocchi, però va bene. Ok. Calma. Ma porca. Mi fa entrare là dentro? Grazie, gentilissimo. Oh, perfetto. Tu sarai ammazzato male. Yes. Ce la facciamo ucciderlo? E devi morire male. Ok. Ok. Ora mi fai scendere. No, non mi fa scendere, io non capisco. No, 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 no. Dovevo mangiare, non dovevo tirare un ender per mannaggia a voi, a chi non ve lo dice pure. Ok, stiamo salendo leggermente troppo. Stiamo salendo leggermente troppo. Non è una cosa buona, grazie. Oh, riesce a stare qua sotto un attimo? Ci riesce a stare qua sotto un attimo? Oh. Dove cazzo era la barca? Dove cazzo era la barca? Oh, ti stai un attimino fermo qui? Mangiamo un attimo, signori. Forse qui siamo un attimino in sicurezza, forse, forse, forse. Ok. No, non siamo in sicurezza nemmeno qui. Ah, riusciremo a raggiungere un punto che ci dà sicurezza? E chi lo sa? Intanto questo lo ammazziamo male. Ok. Qui dovremmo essere un attimino in sicurezza. Facciamo un attimino il punto della situazione. Ok, facciamo un attimino il punto della situazione. Allora. A noi interessa la barca. Dove sta la barcozza? Da che lato è la barcozza? Cortesemente, mi fate vedere da che lato è la barcozza? Ok, la barcozza sta là. Quindi siamo completamente lontani dal nostro obiettivo. Bene. Siamo leggermente saliti troppo. Riesci a mandarmi là sopra? Bello. Proviamo. Casomai tiriamo un altro ender per subito, come se non ci fosse un domani. Proviamo, rischiamo, signore, rischiamo. Sulla barca! Siamo sulla barca, meno male che ho tirato l'altra ender pearl, signori, meno male che ho tirato l'altra ender pearl. Ok, siamo dentro la barca, signori. Due ceste là, dovrebbe esserci un altro sputa schifo qui. Devi morire male, sputa schifo. Meno male che abbiamo tirato l'altra ender pearl, signori, meno male che la seconda ci ha portato più fortuna, signori, ci ha portato più fortuna. Mi metti le mele d'oro, le carote d'oro. Allora, cassa 1, cosa c'è qui dentro? Protezione da fuoco 3, indistruttibilità, ok, un elmetto con protezione dalle esplosioni e affinità all'acqua, bene, scapolgini con protezione, bene, del ferro che ci portiamo a casa e un piccone in ferro con efficienza 4, bene. Qui dentro invece, qui dentro abbiamo del ferro, ok, altro oro per noi, perfetto, una sella che non ci serve a niente e un piccone con efficienza 3, indistruttibilità 3, signori, bene. Cosa possiamo lasciare qua? Lascerei questi mattoncini che sinceramente non ci servono a nulla, ma lascerei anche questi. Questi.
E niente, signori, e ci andiamo a prendere sì, l'ender, ci andiamo a prendere l'elitra, signori. Abbiamo l'elitra, indossiamole subito. Tatunz, bello così, signori. Obiettivo raggiunto, abbiamo l'elitra. Ora tutto quello che dobbiamo semplicemente fare è riuscire a tornare a casa senza morire, signori. E non mi sembra per niente una cosa facile. Intanto mettiamoci l'armatura potenziata, ok. L'armatura potenziata, i razzi, bene. E direi che ci siamo, signori. Direi che ci siamo. Dobbiamo semplicemente tornare a casa. Dobbiamo semplicemente riuscire a tornare a casa. Sembra una cosa facile, ma non lo è. Sembra una cosa facile, ma non lo è. Qui cosa c'è? Perché non me lo fa vedere? Ok. Salute istantanea, ottimo, salute istantanea, ottimo, ci portiamo anche questa qua, signori. L'alambicco? Oh, spazio inventario, spazio inventario, spazio inventario, spazio inventario. Cosa posso lasciare? Questi che non mi serve niente e ci portiamo a casa. Perché non mi fa... Oh, l'alambicco. Devi pigliare l'alambicco, bravissimo. Ok, signori. La testa... Ah, la testa del drago, mannaggia a me. La testa del drago, la testa del drago, la testa del drago. Maledetto. No, 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 no. Oh, oh. Sti cosi fanno malissimo, sti cosi fanno malissimo. Sali, 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 sali. No, 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 sali così tanto, per mannaggia a te. Ok. Calma, calma e sangue freddo, calma e sangue freddo, signori. Calma e sangue freddo. Perché non riesco a colpirli? Va bene, signori. La testa del drago non è una cosa che ci riguarda. La testa del drago non è una cosa che ci riguarda. Abbiamo l'elitra e non ho intenzione di morire per causa di questi sciocchi. Via, 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 via. La testa del drago rimarrà lì, signori. La testa del drago rimarrà lì. Anche se porca miseria, anche se porca miseria. Basta, oramai è finita, oramai è finita. Torniamocene a casa, signori. Torniamocene a casa. Allora, signori, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati al nostro bellissimo portalino che in teoria ci riporterà alla zona del drago, che in teoria ci riporterà a casa, signori. Ce l'abbiamo fatta. Vi ho fatto un breve taglio perché tanto non aveva molto senso. Non guardiamo gli Enderman, non aveva molto senso fare nuovamente la strada di ritorno. Ce l'abbiamo fatta. Non sono morto, come potete ben vedere dalle situazioni. Lanciamo l'Ender Pearl all'interno del portalino, dove ci fa spawnare. Ok, sullo spigolo, proprio bastardo. Ok, non è quello. Sì, è quello da cui siamo tornati noi. Ok, in tutto questo, signori, ci rimangono in sospeso la testa del drago, che ho deciso volontariamente di lasciare là dove era. E l'uovo, non so dove sia finito il mio uovo. Se qualcuno di voi me lo sa dire, signori, io sono qui che aspetto notizie da parte vostra, perché qui intorno non c'è, lo abbiamo colpito, è finito qua dentro, ma non so dove sia finito il nostro uovo. Signori, torniamo nel nostro mondo sani e salvi. Sì, ce l'abbiamo fatta, signori. Siamo nel nostro mondo, dormiamo velocemente. Torniamo velocemente, signori, il momento è importantissimo. Siamo riusciti a portare a casa a termine la nostra serie Retrocraft, signori. Mettiamoci in bella vista, mettiamoci le nostre bellissime elitra perché l'obiettivo finale l'abbiamo raggiunto. Portarci a casa le elitra, signori. Ce l'abbiamo fatta. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver seguito questa miniserie. Spero comunque vi sia piaciuta, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Domani, se riesco, ci sarà uno speciale in cui ci saranno tutte le morti praticamente che abbiamo avuto qui su questa miniserie in 15 episodi. Siamo morti forse 20 volte, anche di più. Più
più tutte quelle che non vi ho registrato praticamente per recuperare l'enterprise. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo domani con qualcosa di nuovo. Non inizierà la nuova serie di Minecraft nella 1.20, ma aspettiamo qualche altro giorno anche per dare uno stacco con questa e poi vediamo, signori, vediamo un attimino. Detto questo, signori, grazie di tutto, ci vediamo sempre qui sul canale. Bella raga, ciao!